Continua la mobilitazione da parte dei cittadini di Montesano sulla Marcellana contro la possibile realizzazione da parte della società Terna di una sottostazione elettrica nella frazione Scalo del popoloso comune valdianese. Ieri sera presso l'hotel Venezuela si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal comitato No alla centrale elettrica, al quale hanno preso parte tantissimi cittadini, consiglieri comunali e gli amministratori della città delle Terme. La situazione è particolarmente incandescente. Ieri sera infatti la discussione è stata anche particolarmente accesa perché gli abitanti dello Scalo, circa 4.000, sono seriamente preoccupati per le ricadute negative sulla loro salute che si potrebbero avere con la presenza della sottostazione. Il comune intanto ha annunciato di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che ha dato ragione alla Terna e ha dato anche incarico ad un gruppo di lavoro composto da medici oncologi e da ingegneri ambientali che presenteranno una relazione sui problemi alla salute che potrebbero essere causati dalle onde elettromagnetiche emesse dalla centrale. Non abbassiamo la guardia, ha spiegato l'architetto Teresa Rotella a nome dell'intero comitato, e non abbiamo alcuna intenzione di darla vinta alla Terna perché qui c'è in gioco la nostra salute e quella dei nostri figli. Il fermento tra i nostri concittadini cresce di giorno in giorno e siamo certi che la protesta coinvolgerà anche tutti gli altri centri del Vallo di Diano. Intanto venerdì prossimo alle 20.30, sempre presso l'hotel Venezuela, si terrà un nuovo incontro del comitato al quale saranno invitati anche gli amministratori degli anni che hanno preceduto la giunta Fiore. Sabato 16 marzo invece alle 10 è prevista una manifestazione di protesta nei pressi del cantiere di Terna, manifestazione che vedrà la partecipazione di cittadini, studenti e amministratori di tutti i comuni del comprensorio.